Paola Cianci, assessore alle politiche giovanili, sono partiti, continuano e ci saranno nei prossimi giorni delle novità per quanto riguarda i corsi del progetto Giovani presso il centro Berlinguer che si continua a confermare come un luogo di aggregazione per i giovani vastesi. Sì, il centro Berlinguer è il luogo in cui si concentrano tutte le attività che fanno capo all'assessorato alle politiche giovanili e sicuramente l'obiettivo è quello di creare momenti di aggregazione, di socializzazione, di inclusione sociale, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo, ovvero l'era dei social, dove le distanze fisiche si sono annullate, però noi cerchiamo di ripristinarle dando uno spazio pubblico dove si concentrano una serie di attività gratuite come i corsi promossi dal progetto Giovani e abbiamo ripreso le attività dopo l'estate proponendo dei corsi nuovi e delle conferme. Per quanto riguarda le conferme, abbiamo il corso di scrittura creativa che comincerà oggi ed è un corso tenuto dalla professoressa Mascia Di Marco. Poi abbiamo la novità del corso di yoga Kundalini tenuto da Clementina De Berardinis e poi c'è un'altra conferma che è il corso di fotografia che anche per quest'anno vede la presenza del docente Lucio Inserra che è un fotografo noto sul nostro territorio. E a novembre, mentre partiranno, il corso di canto e il corso d'inglese, che sono entrambi dei corsi che si sono tenuti anche negli anni precedenti, e concluderemo l'anno con delle iniziative che vedrà il coinvolgimento anche delle ragazze e dei ragazzi iscritti al registro dei giovani artisti, che è uno strumento che ci sta permettendo di conoscere le risorse appunto in campo artistico del nostro territorio, di valorizzandole, valorizzarle, mettendole insieme in iniziative multisettoriali, quindi abbiamo promosso eventi all'interno di Palazzo Davalos che mettevano insieme le arti visive con le arti musicali e anche quello è stato un bel momento di aggregazione tra giovani della nostra città. Assessore, ma quanti ragazzi a livello di numero orbitano all'interno del centro? Allora, mediamente la partecipazione ai corsi si aggira intorno alle 15-20 persone a corso, poi è evidente che ci sono corsi che hanno una risposta maggiore rispetto ad altri, anche sulla base dei numeri facciamo delle valutazioni nel riproporli o meno. Abbiamo una saletta studio dove delle studentesse e degli studenti trascorrono i pomeriggi appunto preparandosi per le interrogazioni del giorno dopo e poi c'è la sede della consulta giovanile che vede riunirsi le ragazze e ragazzi della consulta per organizzare eventi, confrontarsi tra di loro, elaborare proposte e poi da sottoporre all'assessore alle politiche giovanili e quindi all'amministrazione comunale. Frequentare questi corsi e anche il centro stesso, no, come luogo fisico di aggregazione, che risultati ha dato finora? Ma noi abbiamo avuto tante belle soddisfazioni perché abbiamo visto tanti giovani dopo aver frequentato i nostri corsi, poi approfondire il percorso iniziato con il progetto Giovani e farlo diventare poi non solo una semplice passione, ma anche un percorso di studi a livello professionale. Faccio un esempio tra tanti, il corso di pittura ha sfornato degli artisti che oggi organizzano delle mostre alla Sala Mattioli. Faccio il nome di Luigi Marchesani, che sicuramente è un ragazzo che aveva già delle doti personali spiccate di grande spessore, però grazie anche al percorso con il maestro Davide Scutece è riuscito a perfezionarsi e oggi ad organizzare ecco, delle sue mostre personali molto
molto partecipate, oppure faccio l'esempio di alcuni ragazzi, alcune ragazze che hanno frequentato il corso di teatro con la Giuliana Antenucci, hanno partecipato alle rappresentazioni teatrali che abbiamo fatto nelle due edizioni, ovvero quella dedicata a Pasolini, l'ultima dedicata ad Ignazio Silone, e dopodiché hanno deciso di frequentare delle scuole di teatro con risultati molto positivi. Quindi quello che possiamo dire e che posso dire come assessora al ramo è che sicuramente queste attività possono essere considerate un'opportunità, uno strumento per mettersi alla prova e poi chissà raccogliere dei risultati e quindi fare degli investimenti nella propria vita, su se stessi per il futuro.